comincerò, io non mi fermerò. Il ritmo del mio cuore mi ha portato qui, lo so. Un mondo nostro. Io troverò i miei amici perché vuole un altro bicchiere, bottiglia o secchio del mio delizioso pancio di Pawtucket? Io lo potresti mettere in un bicchiere termico, per favore? Questo qui mi fa congelare le zampette. Le tue delicate zampette non sono degne di un criceto tosto. Ehi, salve cagnolini! Vi siete stancati di scavare buche? Il seppelli ossa automatico lo farà per voi! Ci sporcheremo noi le zampe al posto vostro, perché nessuno merita una vita da cani. È una cosa incredibile. Oh, puoi dirlo forte? La trovo un'idea davvero geniale. Ho paura che così diventeremo soltanto dei gran pigroni. Chi può mai volere una cosa del genere? Roxy, dimmi di quale colore vorresti il tuo seppelli ossa. Non dire sciocchezze. Cosa succederà se smettiamo di fare cose come scavare, oppure saltare, o magari abbaiare? È chiaro! Diventeremo dei rammolliti e se i padroni dovessero perdersi o restare chiusi in soffitta... O incastrati sotto una gigantesca mucca in vetro resina caduta dal tetto di un'industria casearia? Sì, per esempio. A quel punto noi saremmo inutili. Ma ad alcuni di noi va così bene esserlo. Beh, io so cosa dobbiamo fare per risvegliare i nostri istinti animali. Guarda, il mio istinto animale è ancora molto sviluppato. Ho dipinto gli artigli con una fantasia tigrata. Credetemi, ragazzi, sarà un'esperienza grandiosa! No, godetevi quest'aria fresca! Ci sono altri posti dove trovare l'aria. E cioè ovunque a Pawtucket. E ci sono anche ciotole, cibo ed elettricità. Allora staremo tutti dentro questo camper? Se proprio dobbiamo stare all'aria aperta, io preferisco sempre farlo in un luogo al chiuso. Salve, rammolliti! Io sono Hoffman Berry, il torso selvatico al vostro servizio. Volevi dire orso? È quello che ho detto, torso. Ah? Benvenuti al programma Richiamo della Foresta, un'esperienza di 2 giorni per animali viziati che vogliono tornare alla loro vera natura. Veramente preferiremmo tornarcene a Pawtucket. Là ho un ottimo tiragraffi e un lavandino in cui schiaccio fantastici pisolini. E io un bel trespolo di legno. Io leggo il sale. E io là ho campo. Spiacente, ma l'unica cosa che avrete qui è il vostro istinto animale. Quindi mettete i vostri oggetti in questa scatola. È il primo passo verso la vostra natura. Per ora arrivederci, arricciapelo. Ci si vede, crema idratante. A presto, cera depilatoria. Ehi, servono un sacco di prodotti per apparire belli. Quando torneremo insieme da quella montagna, avrete freddo. Sarete stanchi e affamati come un torso. Ma l'animale selvaggio che è dentro di voi si sarà risvegliato. L'animale selvaggio dentro di me non vuole risvegliarsi, vuole dormire. Così come quello che sta fuori. Datemi retta, ragazzi. Sarà divertente. Ehi, grande torso, quando comincia il divertimento? Hai appena sbattuto contro un pino dai coni setolosi. Può vivere 5.000 anni se le radici non marciscono. Non vedrai mai questi alberi in città. Sei fortunato. No! Aiuto! Non serve essere selvatici, basta essere scaltri! Wow, tutto bene, avventuriera? Vedo che l'edera velenosa ha attutito la caduta. Stavo scherzando, sono felcipenna di struzzo. Adoro questo scherzo. Più si cammina e più si impara. Forza, restate al passo. Siamo arrivati? No. Siamo arrivati? No. Siamo arrivati? Sì. Stavo scherzando, no. È fantastico, adoro tutto questo. Cercate di avere lo spirito giusto. Come faccio ad avere lo spirito giusto se non so nemmeno dove andare a fare i miei bisogni? Qui non ci sono fogli di giornali come nella mia bella gabbietta. Qui c'è solamente... terra dappertutto. Sono esausta. Devo riposare. Quanta resina c'è sul ramo di quell'acero? Oh, la resina! Chissà quale pericolo corro!
vi raggiungo subito! Non guardatemi! Non guardatemi, vi prego! Ah, molto spinoso. Molliccio. Irregolare. Roccioso. Un ponte! Che bello! Sì, bravissima, Roxy. Hai cominciato a usare l'istinto animale, come me. Sento che sta per arrivare un temporale. Viene da nord. È una bufera di neve. Una bufera di neve? Roxy, io non amo per niente il freddo e la neve poi ancora meno. Oh. Andiamo, ragazzi, torniamo indietro. Oh. Fattene una ragione, Roxy. Non siamo tagliati per queste cose. Coraggio, ragazzi. Insieme possiamo farcela. Non dovete farlo per me. Fatelo per gli umani che vi aspettano a casa. Se riusciremo ad arrivare alla fine, noi diventeremo per loro gli animaletti migliori del mondo. Già. Se i miei padroni finissero sotto una mucca in vetro resina gigante, non resterebbero lì perché non saprei come salvarli. Io sono con Roxy. Avanti, ragazzi! Facciamolo per gli umani! Ecco lo spirito giusto. Nulla ci potrà più fermare adesso. Per caso qualcuno di voi riesce a vedere dove è finito Hoffman? È seduto laggiù? Oh, eccovi finalmente. Ho appena trovato un alveare. Io ho un debole per il miele. Ma mi fa venire un gran sonno. Riposerò finché non mi passerà l'intorpidimento da miele. Non temete, durerà soltanto 2 o 3 secondi? Minuti? 2 o 3 ore? Giorni. Giorni? Allora si tratta di un vero letargo da miele. Sta arrivando la bufera. Svegliati, svegliati. Dovremo cavarcela da soli. Beh, per fortuna ho qui il mio kit di emergenza. Come hai fatto a tenerlo nascosto? Oh, ho i miei metodi. Questa roba non ci serve. Ora non facciamoci prendere dal panico. Ho qui il mio cellulare di scorta ed è dotato di tutto. GPS, bussola, torcia e un assistente digitale. Localizza il campo base. Mi spiace, non riesco a trovarlo. Si è scaricata la batteria. Ora facciamoci prendere dal panico! Neanche per sogno, perché noi ce la faremo! Trip, Quincy, voi due trascinate l'orso! Eddie, vola più in alto che puoi e cerca di localizzare il campo base! Ehi, guardatemi! Sto volando in alto! Rischiare di morire nella foresta per me è stato un ottimo stimolo! Mi senti, Roxy? Ho individuato il campo base! Devi seguire il corso! Fatti coraggio, Roxy. Usa il tuo istinto animale. Ehi, hey, questa è Roxy. Sta abbaiando. Raggiungiamola. Pur seguendo il corso del fiume spingendo Hoffman, ci vorrà un'eternità. Non riusciremo ad evitare la bufera di neve. Io però avrei un'idea. Non lo abbandoneremo qui, Trip. Beh, sfortunatamente non ho altre idee. Se riuscissimo a trasportare questo tronco fino al fiume, ci potremo caricare sopra Hoffman! Vuoi dire che non dovrei più trainarlo? No! Ottimo! Inizia a scavare! Se arrivassi a quelle liane, potrei liberarle dalla roccia e poi usarle per Hoffman. Su, salta su di me! Noi capre siamo brave a saltare. Allora non servono solo a fare a pezzi la carta igienica della mia padrona. Bella scoperta! Hoffman è a bordo! Adesso si torna tutti al campo! Scavando mi sono rovinato completamente la manicure. Spero solo che ne sia valsa la pena. Quello è il camper di Hoffman! Siamo arrivati! Ce l'abbiamo fatta! E abbiamo anticipato la bufera! Proprio così, Roxy! Ma non capisco, il tuo letargo da miele è già finito? Beh, la verità è che il mio letargo dovuto al miele è stato solamente una messa in scena. È una tecnica che uso spesso, così gli animali imparano ad affrontare i problemi da soli, come avete fatto voi, e in questo modo ritrovano il loro istinto primordiale. Funziona sempre. Quindi noi ce l'abbiamo fatta! Abbiamo ritrovato tutti il nostro istinto animale! Devo proprio ammetterlo, la mia vita da animaletto viziato è bella.
Ma il fatto di aver risvegliato il mio lato selvatico mi ha fatto venire in mente una vasta gamma di personaggi che potrà interpretare. Tipo l'uccellino pioniere, l'uccellino selvatico Boy Scout, l'uccellino dottore del pronto soccorso. Oh, il domatore di orsi! Forse intendevi l'uccellino domatore di torsi. Questa non l'ho capita. Quindi dovremmo farlo più spesso, siete d'accordo? Continua a sognare. No, neanche per sogno. No, puoi scordartelo. Vediamo chi arriva prima al campo.